chi, come, dove, quando e perché? Sono le 5 domande che scrivono una storia nuova. Nel video precedente abbiamo risposto alle prime due, chi e come. In questo video tocca quando e dove. Il quando in realtà è relativo. La logica di YouTube prevede che esista un continuo presente e questo presente, questo oggi, diventa passato non appena il video finisce e parte la sigla. Ma in ogni storia nuova che si rispetti c'è un momento in cui tutto ha avuto inizio. Nella storia che stiamo raccontando ora, quel momento coincide con l'esatto istante in cui ci siamo chiesti dove fosse la pista di atterraggio. E ora tocca a quella che forse è la domanda più importante di tutte. Dove? Un dove che è prima di tutto fisico, perché siamo arrivati a tutti gli effetti in un luogo diverso, ma è anche e soprattutto un dove mentale, perché influenza il nostro modo di viaggiare ed intraprendere quella che ha tutte le carte in regola per essere una storia da ricordare. Buongiorno ragazzi, siamo ad Hanoi, nel quartiere dove abbiamo dormito in tutta questa settimana, ma questo è ufficialmente il nostro ultimo giorno in Vietnam. Oggi dobbiamo andare all'aeroporto perché domani mattina abbiamo un volo, quindi staremo all'aeroporto questa notte. Allora, siamo nella nostra nuovo settaggio. Allora, zaino piccolo, questo qua, molto leggero e comodo, devo dire ottimo acquisto questo. Zainetto piccolino per Angela, ecco, zainetto piccolino, il solito zainetto. Poi abbiamo lo zairone dove abbiamo inserito anche la tenda e lo zaino nero, un altro zaino nero con tutte le robe. Comunque mi piace che ci siamo fermati proprio qua dove c'è la musica. Sì. C'è l'unico posto che ci saluta. Allora. Si beve la birra qua, ci mancherà tantissimo. Ci mancherà tantissimo il Vietnam. Un sacco, sì. Stamattina siamo svegliati un po' così, un po' silenziosi. Ci siamo messi lì a sistemare tutte le ultime cose. Oggi è il giorno delle ultime cose, come l'ultimo caffè, l'ultima scorpacciata al nostro ristorante preferito. Sarà che questi giorni abbiamo sistemato tante di quelle cose con la testa per aria. Ci aspettavamo una settimana da noi completamente diversa. Sì, perché comunque alla fine è passata una settimana tra tutte le cose che abbiamo fatto. Pensavamo un attimo di poterci fermare un attimo, no, e rilassarci e poi ripartire. Invece non ci siamo fermati un secondo, fisicamente, ma soprattutto con la testa, perché comunque sta arrivando un capitolone gigante, gigante. Quello proprio è una di quelle fasi del viaggio in cui cambiano tante cose, no? Cioè, ne sono state varie nel corso del nostro viaggio negli ultimi 6 anni. Questo è uno di quei momenti lì che non sembra, perché comunque abbiamo ancora lo zaino, abbiamo ancora le nostre cose, però in realtà anche mentalmente abbiamo dovuto fare un po' uno switch, no? E quindi siamo in quella fase lì a metà tra un capitolo e l'altro. Buffet assurdo, illimitato, ce la spanziamo bene oggi. Due bei piattoni coloratissimi con tutte le verdure, tra l'altro è tutto vegano, quindi non c'è carne, uova, latte, niente. Questo è fungo impastellato e fritto, che è buonissimo, croccantino. C'è un sacco di gente oggi, pienissimo. Eccolo qua, nostro autobus 17. Abbiamo preso l'autobus perché l'aeroporto è a 26 km dal centro della città. Google Maps dice 2 ore probabilmente per il traffico. Comunque oggi non abbiamo fatto molto, in realtà siamo stati nella parte comune dell'hotel dove dormivamo, siamo rimasti lì, abbiamo lavorato un po', montato nuovi video e adesso è arrivato il momento di andare in aeroporto. Sono le 6, quindi dovremmo arrivare entro le 8, ma il volo è domani mattina alle 8, quindi altre 12 ore di attesa. Dobbiamo capire dove dormire stanotte in pratica. Comunque il check-in apre 3 ore prima, quindi comunque alle 5 di mattina dobbiamo andare al check-in perché dobbiamo lasciare il bagaglio, quello pesante. Siamo arrivati in aeroporto, Angela è già andata a lavarsi i denti, sono le 10 di sera, noi ci siamo mangiati un panino velocissimo, abbiamo preso un paninetto in questo baretto qua dell'aeroporto. Questo è il posto di fronte a me, là stanno pulendo, chiudendo tutto quanto.
credo che noi ci sposteremo esattamente dove ci sono quei due ragazzi che sono nel corridoio e si sono sdraiati per terra, quindi anche noi sa che andremo proprio lì, tra l'altro a due passi dai bagni. Sono le 5. Stanotte abbiamo trovato un bel posticino, che è questo. Sono anche morbide in realtà queste sedie. Sì, era forse la prima volta che troviamo dei posti così morbidi. Pensa a te che culo. Sì. Tutta la notte hanno fatto dei lavori, si sono infilati nel sottotetto là sopra, e hanno passato tutti dei cavi, e poi i cavi sono scesi di qua, non so cosa abbiano fatto, hanno fatto un bordello allucinante, allucinante. Sono qua. C'hai gli occhi lo stesso colore della felpa, la parte bianca però. Oggi prendiamo Vietjet, compagnia vietnamita. Noi però abbiamo già fatto il check-in online, quindi ok, dobbiamo andare là in fondo a lasciare questo zaino. Chiudiamo lo zaino nella sacca, così rimane praticamente una bella sacca ripiena. Guarda chi c'è lì. Lì c'è la tenda, lì sopra. Maro! Abbiamo tolto i picchetti e anche i pali e messi tutti all'interno dello zaino per evitare che si rompano. A posto. Controlli a posto, col passaporto tutto bene, siamo passati dall'altra parte, adesso stiamo aspettando, manca tipo un'ora. E guardate là, chi c'è? C'è un'anghela. Allora, era proprio distrutta, eh. Si è messa a dormire qua. A breve però si va. Anzi. Proprio adesso si sta per partire, sono già tutti in fila. Tutto pronto, anche la tornata tra di noi, buongiorno, finalmente. Buongiorno. Stavo leggendo il menù. Orribile. Vabbè, a parte i noodles in scatola, ci sono cose molto interessanti in realtà. Sì, allora, ci sono gli spaghetti. Spaghetti bolognese, 6 grande euro. Classico di spaghetti. Ravioletti, un po' di carne, riso e verdure. Roba, visto vale. L'ora non è che invita molto in generale. Direi proprio di no. La schifezza. Comunque dai, su, Angela. Ci siamo quasi. Sei tornata? 4 ore di volo e saremo arrivati a destinazione. Beh, è vero, 4 ore. 4 ore, giusto, non l'avevamo detto. È lunga oggi. Un po' piovigginoso. E in previsione l'atterraggio, insomma, mi metto i calzini. A grande richiesta, eh? E con la grande felicità di Angela. Tutto ora risalta a letti con i calzini. Si vedono le spiagge, qua ci sono dei ponti. Oh, ma bellissimo. Madonna ragazzi, sembra di atterrare sull'acqua. Siamo a due passi dal mare. A terra? Dove stai? Madonna, impressionante, eh? Eccola qua. Ci siamo.
adesso dopo l'atterraggio. Stiamo ascoltando tutto l'album. Passato il controllo, passaporti a posto, ci abbiamo messo una mezz'oretta, c'era un botto di gente, ma siamo arrivati! Siamo arrivati, ragazzi! Allora, bravissimo chi ha indovinato, esclusi Patreon perché ovviamente lo sapevano già. Insomma, siamo arrivati in Giappone! In Giappone! Siamo ragazzi, arrivati in Giappone! Giappone! Siamo a Osaka e mamma mia, ragazzi, che spettacolo! Non vediamo l'ora, ragazzi, abbiamo un sacco di progetti, piani in mente, adesso poi vi parliamo di tutto con molta tutto calma. Bisogna dire un sacco di robe. Fa freddo, fa freddissimo. Appena siamo scesi dall'aereo. 10 gradi. Vabbè, va bene. Cambiato tutto, insomma. Abbiamo iniziato andiamo già a prenderci qualcosa qua. Come che si chiamano questi? Non mi ricordo. Non me lo ricordo. Riso con l'alga, riso con l'alga. E il tonno in questo caso. Mazza che buono. Tonno e maionese. Sembra di mangiare un'insalata di riso. Questo è l'aeroporto di Kansai e in realtà all'interno dell'aeroporto c'è proprio la stazione dei treni, quindi noi stiamo salendo con le scale mobili. Intanto sto rischiando di spaccare tutta la trappola, siamo portati. E adesso andiamo al secondo piano. Oh, che freddo! Verdello a dicembre! Tenda! Verdello a dicembre! Tenda! Bel casino, ragazzi, ci sono diversi treni che partono da qui, ci sono quelli azzurri, quelli rossi, quelli verdi, quelli viola e insomma adesso cerchiamo di capire un attimo come si arriva in centro. In teoria dovremmo arrivare alla stazione, sembra un po' di essere tipo a Kunming quando sì, siamo arrivati. Sì, quando eravamo di quel traduttore. Shin Imamiya. Le macchinette non accettano le carte, solo contanti, dobbiamo trovare un'alternativa. Andiamo a vedere. Ok, possiamo comprarlo qui con la carta, ci hanno detto. Vediamo. Eccoli i bigliettini, semplici, molto semplici. Questa è la distanza che dobbiamo percorrere. L'aeroporto, vedete, è su un'isola e infatti ce ne siamo accorti perché fino all'ultimo minuto non si vedeva proprio la terraferma. Questa è tutta la distanza, ci vorrà circa un'ora, ma comodissima con questa metro. Bello. Perché è diretta proprio. Arriva proprio in centro Osaka e costa 6 euro un'ora di viaggio. Arrivati, Shin Imamiya. Allora, ragazzi, c'era addirittura la seduta sulla metro riscaldata. Riscaldata, che bel caldino che saliva. Quel calore che sale un po', rischio emorroidi, però vabbè. Così subito proprio. Eccoci qua, ragazzi, questa è Osaka. Siamo già nel quartiere del nostro hotel. Allora, un paio di questioni. Noi siamo partiti stamattina alle 8:30 e siamo arrivati qui che sono le 5. Sono le 5 di pomeriggio. È andata via la giornata intera, una giornata tra l'altro bellissima, perché abbiamo cambiato. Ci sono 2 ore in più, abbiamo aggiunto 2 ore al nostro orario. Noi siamo arrivati, Angela. Questo, è il bestie. Bestie. Siamo al bestie. Ma dove si entra? Questo è l'ingresso di qua. E dicevo, sì, eccolo qua. Dall'Italia sono 8 ore, quindi 8 ore di differenza. Andiamo adesso a fare il check-in. Hello. Mazza che bestie. Bel posto, eh? Tra l'altro è tutto online, abbiamo fatto. Perché dobbiamo fare il pre-check-in, abbiamo fatto qualche giorno fa. Ragazzi, e adesso abbiamo solo scannellizzato un codice, sì, abbiamo fatto il QR come se non ci fosse un domani. Noi okay. Siamo alla 301. Guarda qua, luci soffuse e profumo dappertutto. C'è un codice per accedere alla camera. Very good. Ah, piccina, Sì, stanzetta. Ah, senza bagno. Minuscola. Quindi il bagno è condiviso. Sì, infatti c'è detto che la password per la doccia è la stessa. Sempre stessa password? Sì. Perfetto. Io sono frizzantino. Un po' come l'aria, bella frizzantina. Allora, siamo usciti subito dalla stanza perché dobbiamo fare un po' di cose. Abbiamo ordinato su Amazon
innanzitutto due sacchi a pelo, quelli in pile, e poi la SIM, perché si può comprare la SIM direttamente su Amazon e arriva poi in un punto Amazon. I punti Amazon in Giappone sono tutti questi supermercatini locali, no? Ci sono i Family Mart, ci sono i Lawson, esatto, il 7-Eleven. Quindi andiamo, perché abbiamo fatto due diversi pick up point, uno al Family Mart di qua e poi il Lawson dall'altra parte. Eccoci, Family Mart, andiamo perché ci aspetta la nostra roba. Avevamo un codice a barre, ma il codice a barre non gli funziona, quindi niente, noi non abbiamo internet, quindi non riusciamo a risolvere il problema. Facciamo così, andiamo all'altro supermercatino, prendiamo la SIM, così con internet forse riusciamo a risolvere. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo andati all'Ozone, abbiamo preso la SIM, funziona, ci abbiamo messo un po', però erano momenti di panico. Thank you. E poi siamo tornati qua e finalmente siamo riusciti a ritirare tutto quanto. Ultimo ma non ultimo, l'ATM. Quindi dobbiamo prelevare i soldi. Siamo venuti fino al 7-Eleven. Il freddo è congelante. Infatti abbiamo un corso per scaldarci, ma adesso poi andiamo a mangiarci qualcosa di bello caldo, perché sì, ci vuole proprio. Poi ve lo racconto. Prendiamo i soldi perché qua non ci sono le commissioni, quindi al 7-Eleven si possono prendere soldi senza commissioni. Solo due banconote ci ha dato, due banconote praticamente da 60 euro l'una. 60 euro, ragazzi, molto minimal, chiare, pochi colori e comunque un peso specifico importante. Grandissimo. Banconote. Siamo in uno dei ristoranti di ramen più famosi di tutto il Giappone, si chiama Ichiran. Allora, dobbiamo prendere tutto quanto con la macchinetta, quindi abbiamo deciso che ci facciamo due ramen. Un ramen e due ramen. 2000 yen, ho tanto perso l'inglese. Inglese. Pay. Noi paghiamo con la carta. Una qua. E due. E ci si va. E tre. E ci si va a sedere al tavolo adesso. Andiamo. Questa è la coda per entrare a sedersi, quindi aspettiamo un attimo qua. Attenzione, perché bisogna fare l'ordine. In doppia lingua c'è anche l'inglese, quindi seasoning facciamo medio. Richness, io lo voglio ricco, o extra ricco. No, ricco, normale. Ricco, andiamo ricco. Il garlic lo vogliamo. Così tanto? Uno spicchio. Onion, vogliamo la green onion. Il porco, mettiamo il porco. Spicy, no, io eviterei. Facciamo leggero. No, evitiamo proprio. No, spicy. Noodle li vogliamo più duri o più morbidi? Medi va bene. Questo è il posto che indica i posti a sedere. Tutti i posti a sedere, quelli che sono liberi, quelli che sono occupati. E poi ci sono le salette proprio qui dentro. Eccoci, siamo nella saletta. Siamo anche vicini, per fortuna. E quindi sarà un'esperienza un po' così, un po' solitaria, ma non troppo, per fortuna, dai, siamo vicini. Esatto. È un po' tipo il banco di scuola, ecco, ho fatto la verifica e adesso posso dare tutto quanto alla maestra. Dopo aver preso il nostro ordine, ha chiuso la tendina e se n'è andata. Tra l'altro qui c'è questa cosa che dice che puoi ordinare, fare le tue domande senza parlare. E se vuoi sapere come fare, ci sono questi, tu schiacci il bottone e poi chiami, e dietro c'è anche l'inglese. Non so qual è il processo per ordinare, vedi, ci sono tutte le tesserine. Anche questa. È troppo rumoroso. Ah, vedi. Quindi tutte le varie cose, adesso voglio vederle tutte. Senza parlare. Vorrei una ciotola per i bambini e anche ben posate. E l'ultimo dice, me ne vado un attimo. Se non ritorni dopo 10 minuti te ne devi andare, perché i posti sono pochissimi, sono solo 29 posti e c'è un sacco di gente. Adesso li rimetto in ordine. È una sorta di fast food, quindi la gente viene qua, mangia e poi se ne va, perché bisogna liberare i posti velocemente. Dopo che si prende l'ordine ti dà anche un bicchiere di plastica per prendere l'acqua, quindi questo dispenser tipo una birra, diciamo, però versione acqua. Sta arrivando, attenzione. Prossima stop. Ok.
È arrivato, eccolo qua. Mamma mia, questo rame, ragazzi, io lo sto sognando da 5 anni. Mamma mia, buonissimo. La zuppa è proprio ricca, 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 tipo spessa. Che arrivo sapore. Anche da dietro, che strano, essere divisi a mangiare, no? Vero? È stranissimo. Comunque lo sono da 5 anni perché siamo stati in Giappone nel 2019 e poi per una cosa o per un'altra questo ramen non l'abbiamo mai provato, non l'abbiamo mai preso e mi è rimasto il pallino che lo volevo assaggiare e alla fine poi non l'abbiamo assaggiato. Adesso finalmente ce l'ho davanti, ce l'ho acquolina in bocca, c'è questa musichetta che mi sa che dice che qualcosa è pronto, qualche ramen è pronto e niente ragazzi, adesso ce lo gustiamo. C'è anche una storia bellissima che vi racconta Angela dall'altra parte del banco. Il ramen è questa zuppa fatta con un brodo di carne o di pesce molto molto denso e è in realtà un piatto di origine cinese. La parola sembra che derivi dalla mien, che è una versione giapponese della parola cinese che significa tagliatelle tirate a mano. È fatto appunto con queste tagliatelle, vedete che sono fatte di farina. E la particolarità è che si è diffuso in Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando molti soldati tornavano dalla Cina e avevano imparato appunto a cucinare e a mangiare questi piatti cinesi, quindi li portarono in Giappone e iniziarono ad aprire i primi ristoranti. Contemporaneamente, sempre in quel periodo, arrivò anche in Cina la farina a basso costo dagli Stati Uniti. Quindi questi due elementi insieme fecero sì che si diffusero un po' in tutto il paese appunto i ristoranti che servivano il ramen. Adesso qua me lo mangio, ragazzi, bello caldo e fumante. Da non amante delle zuppe, ragazzi, questa è la mia zuppa preferita assolutamente, perché il brodo è proprio ricco, ricco, ricco ed è proprio questo che fa la differenza rispetto a tutte le altre zuppe. Spettacolare. Su quell'edificio in fondo stanno proiettando dei fiori che cadono, vedete, belli rosa. Perché, ragazzi, noi siamo venuti in Giappone nella stagione perfetta. Aspetta che passiamo perché è verde. La stagione perfetta perché, ragazzi, è la stagione dei ciliegi in fiore, il momento in cui il Giappone appare in tutta la sua bellezza con tutte queste fioriture pazzesche, un po' quello delle immagini che ci sono, no? Classiche del Giappone, tutto in fiore, e siamo qui proprio in quel periodo. Ecco, quindi io non me l'immaginavo così freddo, in effetti questa stagione famosissima in Giappone non me l'aspettavo così congelante, però dai, è una cosa passeggera per fortuna. E adesso comunque andiamo a farci anche un girettino proprio nel nostro quartiere, perché noi siamo proprio in fondo a quella strada e qua accanto a noi c'è una zona molto centrale. Comunque qui in Giappone, non so se anche a voi arriva questa atmosfera un po' nostalgica, a me dà questa idea un po' nostalgica. Verissimo, verissimo. Un po' di passato, no? Passato e moderno tutti insieme che si mescolano. Tra l'altro secondo me, guarda là, questo qui sa tanto di anni 80, anche la grafica di Maruhan, il pippottino che viene fuori, sa un po' di videogioco anni 80, eh. Anche questo supermercatino, ragazzi, per restare in tema 80. E poi quella è l'insegna del quartiere, quindi da lì si entra nel quartiere. Il retro di questo minivan, ragazzi, c'è il signore. Ok. Custard cream. Okay. One. Che genio, signore. Che lo scalda. È come se avesse tipo una pasticceria nel retro di un biagino. Spettacolare. Le furbo il signore, eh? Le furbo. Com'è? Buona? Buono, buono, buono. La crema è il top proprio. Hai capito, signore? Che bella idea. Marketing, eh? Qua ci vede giusto il signore. Benvenuti in Giappone, ragazzi, benvenuti in Giappone. Questo è il Giappone che tutti quanti ci aspettiamo. Mamma mia, mamma mia, che spettacolo a 360 gradi. Siamo nel centro di questo quartiere e tra l'altro non è finita qui, perché là in fondo c'è la torre.
siamo arrivati sotto la torre di Tutankhamun, che sicuramente non si chiama così, ma stasera la chiamiamo. Ma lo so io, Angela. Si chiama Tutankhamun. Ok, ha inventato anche Paolo. Sì, scusate, però... ragazzi. Tra l'altro, questa torre è la seconda che viene costruita in questo punto, perché la prima torre era stata costruita nel 1912, era alta, pensate, soltanto 64 metri, ma in quel periodo era la torre più alta di tutta l'Asia. Pensa, 64 metri, la più alta d'Asia. Esatto, poi nel 43 c'è stato un incendio che ha devastato la torre, l'ha rovinata talmente tanto che conveniva più smontarla che sistemarla, quindi hanno utilizzato il materiale di cui era costruita nello sforzo bellico, quindi durante la guerra. Hanno poi deciso un gruppo di privati di riunirsi e creare una società per ricostruire la torre che è stata costruita nel 56 e che adesso è alta 103 metri e si può arrivare fino al 91esimo metro, dove c'è una terrazza per vedere dall'alto la città. Siamo tornati nella stanza. Allora, abbiamo scoperto che la doccia è soltanto al primo piano per tutti quanti, anche lì per entrare si deve mettere lo stesso codice della porta e tra l'altro è una doccia eccezionale, io me la sono già fatta, bollentissima, fantastica, ci sono tre docce, le stanzette per entrare, c'è tutto per lavarsi, insomma, perfetto, fantastico. Volevo tornare solo un attimo al punto della SIM card, che magari può essere utile a chi vuole venire in Giappone. Noi l'abbiamo appunto acquistata online e siamo andati a ritirarla in uno dei punti di ritiro che ci sono in tutta la città e abbiamo comprato questa, che è della SoftBank, che è uno degli operatori più diffusi in Giappone, quindi dovrebbe avere una buona copertura. Ne abbiamo preso questa, si chiama Tourist SIM, che dura 30 giorni e contiene 30 giga, non ha il numero di telefono, è soltanto una scheda dati, quindi ci sono soltanto i gigabyte e una volta che tu li hai finiti butti via la SIM perché non ti serve più a niente. Quindi questo è stato molto utile, il prezzo ne abbiamo pagato a circa 27 euro online. Altra cosa che volevo dire che è fantastica, secondo me è eccezionale in questo il Giappone, è il fatto che per chi ha un passaporto italiano non serve il visto, si può stare nel paese fino a 90 giorni per motivi di turismo senza visto, quindi perfetto. Ultima cosa e poi credo che dormiremo perché la notte scorsa è stata abbastanza provante, questo è quello che abbiamo acquistato, che abbiamo ritirato oggi al supermercato. Allora, anche questo ordinato online, sono praticamente dei sacchi a pelo da mettere dentro i sacchi a pelo, sono fatti soltanto in pile e servono proprio per riscaldare, hanno la zip, sono praticamente delle coperte in pile che tu infili all'interno, quindi è fatto, avremo due sacchi a pelo uno dentro l'altro. Comunque poi quando avremo tutto settato, tutto, quando passeremo la nostra prima notte ufficialmente in tenda, ovviamente vedremo un po' cosa funziona, se serve altro, se dobbiamo aggiungere qualcosa. Insomma, le temperature sono piuttosto basse in questi giorni e speriamo che nei prossimi giorni aumentino un pochino, però veramente fa piuttosto freddo, non pensavamo, cioè ci aspettavamo più temperature primaverili, invece sono temperature belle toste. Ragazzi, ieri sera dopo la doccia ci siamo appoggiati sul letto ed è tutto finito. Ci siamo lasciati andare a sonni bellissimi, profondissimi, è stato molto molto bello. Ne avevamo veramente bisogno. Stamattina ci siamo alzati, siamo usciti, l'aria molto frizzante, più di ieri addirittura perché c'è un vento molto fresco. Questo è il quartiere dietro il nostro hotel, ma ragazzi è arrivato il momento di chiudere questo video, il primo video dal Giappone, ragazzi, tutti i pezzi si stanno componendo. Componendo, il puzzle si compone, allora abbiamo detto la destinazione, quindi siamo in Giappone, useremo la tenda, però c'è un particolare che manca, cioè come ci sposteremo. Come ci sposteremo? Ma ve lo raccontiamo nel prossimo video, quindi ragazzi iscrivetevi al canale così non vi perdete tutte le super novità in arrivo sempre. Guarda che bello questo palazzo, ecco, qui dietro. Ecco qua. Tutto colorato, mi sembra il posto perfetto per darci un bel abbraccione di gruppo. Bene ragazzi. Alla prossima! Un abbraccione dal Giappone, un abbraccio dal Giappone, mi piace! Bellissimo! Alla prossima! Ciao! Ciao.